Wow, che meraviglia! Non tira più vento, c'è il sole e posso fare il bucato. Buongiorno, buongiorno anche a quelli che lasciano i preservativi qua. Buongiorno a tutti. Olbia. Wow. No, vabbè. Devastante qua. No, è pazzesco sto posto. Wow. Super wow. Beh, direi colazione, poi posso fare un po' il bucato, magari questo venticello e questo sole. In realtà ci sono un po' di nuvole lì. Magari riescono ad asciugare la roba. Vediamo, vediamo. Partito il boiler. Ultimo caffè in terra sarda. Mi mancherà. Comunque, volevo farvi vedere che il frigo è praticamente vuoto, è vero, me ne rendo conto, però dopo averlo pulito ho 1 grado nel frigo, meno 12 nel freezer, con 26 gradi fuori e 19 dentro. Paura. Sì, fuori ci sono 26 gradi, ma non è vero, è solo che c'è il sole che batte contro il termometro, contro il sensore di temperatura e quindi dice che ci sono più gradi di quelli che ci sono però davvero. Ce ne saranno boh, 17, 18, si sta comunque da Dio. Bucato, ultimo bucato del viaggio. Come sempre prendo il mio super sapone liquido fatto a mano col sapone di Marsiglia. C'è quella bottiglia solo per comodità, ma chissà di cos'era quello lì. Scheri! Scheri sberi! Bari bari! Uno e mezzo. Poi faccio parei. Ah, c'è un po' di roba da lavare, poi prendo il mio super filo per stendere, che è tipo qua ma non lo vedo, sì, eccolo qua, e cerco di capire che giretto fare, anche se qui c'è quell'albero grosso, quello, posso tirare un mega filo. Mi ispira st'idea. Mega filo approved. Vediamo un po' se riesco. Grazie.
Adesso posso prendere le mie super mollette e fare un mega bucato. Quasi quasi lavo anche le lenzuola, che sì, sono grandi, però si asciugano abbastanza in fretta. Scary! Last day! Sei pronta per andare al freddo? Sono molto... ho delle emozioni molto positive dentro di me. Ho voglia di fare qualcosa di figo. Sono motivato dal produrre, dall'emozionarmi, dal fare del mio meglio per fare questo viaggio che voglio fare su al nord. Ho proprio una cosa dentro che è difficile da spiegare, non so come... forse questo viaggio di 4 mesi e mezzo in Sardegna mi ha aiutato a capire che bisogna stare tanto tempo in un posto per poterne godere le bellezze. Non tutte, perché ovviamente io in 4 mesi e mezzo, non lo so, oggi che me ne vado mi sembra di non aver visto niente. Ho saltato delle zone, mi sono concentrato su altro, insomma ci sono stato 4 mesi e mezzo e ne farei altrettanti. Non adesso, ho bisogno di una pausa, quindi forse ci tornerò per starci un altro mese, 2, 3, 4, chi lo sa. Però questo è un messaggio anche per tutti quelli che in passato, quando andavo in Corsica, ogni volta che dicevo vado in Corsica, ma di nuovo, ma non ti stufi, ma come fai? In Corsica ci sono stato 9 volte e per un totale di circa 120 giorni, quindi ho fatto di più in un viaggio solo qua in Sardegna che in 9 in Corsica. Però questo è per dire che, cioè, se uno vuole veramente scoprire un luogo, una regione, un'isola, non parlo di stato perché già lì ci vuole ancora più tempo, ma anche solo scoprire 2 isole come la Corsica e la Sardegna ci vuole veramente tantissimo tempo. Poi se uno pensa che con 10 giorni di viaggio si possano vedere tutte le bellezze di un'isola come la Corsica o come la Sardegna, mi spiace, io la penso diversamente. Anche in Corsica ci tornerò volentieri sicuramente per scoprire tutti i posti che ancora non ho visto. Quindi insomma, scoprire davvero un posto vuol dire starci mesi, addirittura ci sono sardi che vivono qua e hanno visto dei posti tramite i miei video e le mie foto e hanno detto: ma dov'è questo posto? Non l'ho mai visto. Quindi questo può dirla lunga su quanto ci sia da scoprire qui in Sardegna. Cioè, comunque no, questo posto è allucinante. Mi sento molto influencer con questo treppiedino. No, vabbè, ma che... No, ma stiamo scherzando. No, stai male. No, sarà gelata, vero? Cherie, il bagno oggi non lo facciamo. Però, boh, fuori. Ciao piccola Scary. No, sei davanti alla fotocamera, Scary. Sono le 12:31 e io sto prendendo il traghetto per questa sera. Spettacolo. Comunque, 106 euro. Perfetto. Ah, tra l'altro c'è la tariffa Pax Camper che fa risparmiare un bel po'. E vabbè, compriamo. Bucato, Cherie e pasta ignorante. Thank you.
Ciao a tutti, oggi è l'ultimo giorno, giorno 133 di questo incredibile viaggio, perché non potrei dire altrimenti. Sono arrivato qua il 22 o il 23 settembre, non mi ricordo di preciso, con l'idea di stare un mese. Poi però è scoppiata la pandemia, cioè non è che scoppia, vabbè, hanno fatto un altro lockdown. Hanno fatto un altro lockdown e quindi ho deciso di restare qua, tranquillo, dove la situazione è sempre stata molto molto tranquilla fino all'altra settimana, dove poi è scoppiata la zona arancione. Scegli un attimo, devo dire due cose importanti, un attimino. E quindi ci tenevo a fare un po' un riassunto di quello che è stato. Volevo ringraziare tutte le persone che ho trovato in questo viaggio, che sono state veramente meravigliose. Ho avuto degli incontri, direi inaspettati, un po' per caso, un po' per i social, e sono stati veramente fantastici. Voglio ringraziare, potrà sembrare buffo, ma tutti gli animali con cui ho avuto a che fare, tutti i cani che ho trovato e che soprattutto nell'ultimo periodo, miceri, bisogna farle, devo portarla a tosare, sì, che mi hanno regalato dei momenti di serenità. Non lo so, è difficile fare un video così, stamattina ci ho pensato e adesso ho mille pensieri da dire, però sì, ci tenevo davvero a ringraziare tutte le persone che ho trovato in questo viaggio e che mi hanno dedicato del loro tempo. L'ho capito nell'ultimo anno, cioè 2020 ormai, che il regalo più grande che si possa fare e che uno possa ricevere è il regalo di qualcuno del proprio tempo. Cioè quando una persona ti regala il suo tempo è qualcosa che non ha valore. Che sia per un fuoco, per una chiacchierata, per una cena insieme, veramente bellissimo, veramente priceless. Ringrazio un po' tutti quelli che ci hanno seguito in questo viaggio. Sì, grazie anche a voi che avete seguito un po' questa avventura. Non è stato il viaggio dall'altra parte del mondo, però ho scoperto dei posti meravigliosi qua in Sardegna. Appunto, come dicevo, sono rimasto molto più del previsto perché è scoppiato il lockdown, poi mi sono trovato bene, ho trovato un'accoglienza da parte dei sardi spettacolare, poi ho deciso di rompere il motore. Un grazie di cuore a Stefano e Veronica, che si sono dimostrate due persone fantastiche. Insomma, ne ho combinate veramente di tutti i colori. Dopo 4 mesi e mezzo sento il bisogno di nuovi stimoli, di cambiare. Per quanto i panorami, i posti qua in Sardegna siano molto differenti da una costa all'altra, all'interno, sud, nord, eccetera, eccetera, ho bisogno di andare al freddo, quello vero, di trovare neve, gelo. Sento proprio un bisogno dentro di andare a vedere questi panorami quasi monocromatici, che poi di notte si colorano di verde, rosso, rosa. Vero, Sherry? Andiamo a vedere l'aurora boreale? Aspetta un attimo. Guardo solo se sta registrando. Di 133 notti, anzi 132, perché stanotte non la posso contare. Però vabbè, di questi 4 mesi e mezzo sull'isola praticamente abbiamo passato tutte le notti in libera. E ci tengo anche a fare un discorso importante adesso. So già che ci saranno molte polemiche a riguardo, però mi piace essere sincero con voi, quindi voglio dirvelo. Allora, in Sardegna c'è un problema per noi camperisti per quanto riguarda il carico e lo scarico. In realtà il carico dell'acqua, e anche qui ce ne sarebbe da dire, si può fare nelle fontanelle dei vari comuni. Per fortuna ogni comune almeno una fontanella ce l'ha, quindi uno si avvicina, alcune sono in un giardino, quindi non ci si può avvicinare col mezzo, però se uno una prolunga, insomma, in qualche modo si fa. L'acqua non tutta è potabile, però boh, chissà che tipo di acqua ho bevuto io, però sono vivo. Lo scarico invece è un problema. Il camper è composto da acque grigie, che sono gli scarichi del lavandino e della doccia, del lavandino, della cucina, del bagno e della doccia, e poi ci sono le acque nere, che sono ferma, Sherry, ferma. Poi ci sono le acque nere, che sono gli scarichi del cesso.
Ci sono dei camper che hanno il nautico, cioè un serbatoio qui al fondo molto grande, si apre una leva e si scarica da circa 60-70 litri, anche più grande. E poi ci sono i camper come questo e tanti altri, ora, che hanno la cassetta, quindi una cassetta da 17 litri nel mio caso, che si toglie e si scarica. Cosa succede? Che in Sardegna, in questo periodo, praticamente tutti, potrei dire tutti i campeggi sono chiusi. Pochissimi comuni hanno delle aree camper, dei camper service. Cosa sarebbero? Sono in genere si trovano nei parcheggi più grandi, così sono dei punti dove si può caricare l'acqua, si possono scaricare le acque grigie e le acque nere. Pochissimi comuni, ne ho trovati forse 3 o 4. Quindi, ripeto, mi assumo le mie responsabilità. Praticamente da quando sono sull'isola io ho le grigie aperte. Uso questo bagnoschiuma della Winnis, che è fatto con prodotti naturali, quindi non dovrebbero esserci problemi. Lo uso anche quando mi capita di fare la doccia fuori, e per lavare i piatti uso questo lavapiatti, quindi teoricamente non dovrebbero esserci problemi. Qui l'argomento è molto ampio, nel senso che dal punto di vista etico, non lo so, forse potrebbe non essere il massimo, perché la gente che ci vede scaricare potrebbe pensare: oddio, chissà che cosa, chissà cosa scarica, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo non ho trovato altre soluzioni qua in Sardegna. I pochi scarichi che ci sono, magari a volte si trovavano molto lontani rispetto a dove ci trovavamo noi, quindi per quanto mi riguarda preferisco tenere le grigie aperte che non fare magari 50 km per andare a scaricare. Non tanto per un costo, vabbè, sono quei 7-8 euro che andata e ritorno sono 15 euro, ma anche per un discorso di emissioni e tutto, cioè vado a fare 100 km andata e ritorno per scaricare. È vero, in alcune situazioni uno si può organizzare il viaggio, gli spostamenti in base a dove sono i punti di carico e scarico, però vi posso assicurare che sono veramente pochi. Per lavare i vestiti, questo è un all'interno c'è un bagnoschiuma liquido fatto dalle, non mi vengono le parole, da una saponetta di sapone di Marsiglia, quindi non dovrebbero esserci problemi anche in questo caso a utilizzarlo e lavare i vestiti. Per quanto riguarda le acque nere, argomento piccante, ripeto, mi prendo le mie responsabilità. Devo prendere una cosa però, aspettate. Quindi, dicevo, mi prendo le mie responsabilità per quanto riguarda quello che sto per dire sulle acque nere. Quindi cosa succede? Che in alcuni casi ho fatto la pupù nei boschi, cosa che ho sempre fatto, abbiamo sempre fatto tutti. La cosa importante è o utilizzare fazzoletti bio o raccogliere la carta, e sicuramente la cosa migliore è raccoglierla e nascondere con una pala ciò che creiamo. Cosa succede? Che in situazioni dove fa freddo, eccetera, eccetera, mi è capitato ovviamente di utilizzare il cesso chimico del... non chimico, chimico è la parola sbagliata da usare, il WC, insomma, del camper. In questo caso non trovo alcun problema se invece di scavare e fare la pupù dentro si scava un po' di più e si svuota il cesso. In questo caso senza utilizzare la carta igienica, quindi la carta igienica utilizzata si può mettere in un sacchetto a parte, poi lo buttiamo nel camper e tutto, lo buttiamo poi negli bidoni dell'immondizia, altro discorso poi da fare dopo. E quindi ciò che si va a buttare in una fossa fatta in un prato dentro un bosco alla fine è solo pupù. E pupù è una roba naturalissima, roba che fanno le mucche, le capre, qui è pieno di cacca di qualsiasi animale, quindi 17 litri di pupù ogni 2 settimane non mi sembrano una tragedia. Mi è capitato anche di utilizzare questo, Sol Bio, me l'hanno dato da provare, è un disgregante ecologico, 100% naturale, efficace, eccetera eccetera, che viene proprio sponsorizzato, venduto come disgregante naturale per poter scaricare in libera. Sì, lo so bene che questo discorso farà un sacco di polemiche, però ragazzi, veramente non ci sono alternative. Cioè, se ci fossero state delle aree camper, dei campeggi aperti dove dicono ok, 5 euro puoi scaricare,
l'avrei fatto tutte le volte, anche perché facendo la pipì fuori, la pupù è il cesso da 17 litri, mi dura dai 10 ai 13-14 giorni, se mi trattengo un attimino. Quindi non ci sono alternative, purtroppo, in inverno sto parlando. Ovviamente se avessi fatto questo viaggio da maggio a settembre sarebbe stato diverso, perché tutti i campeggi sono aperti per l'alta stagione. Quindi con questo voglio dire, vorrei lanciare un messaggio, ok, magari non è un messaggio positivo, non fatelo, però ripeto, non c'erano alternative. Mi piacerebbe che i comuni della Sardegna si attrezzassero un po' meglio per avere dei piccoli camper service, anche a pagamento, 3-5 euro, gettoni, non gettoni, monetine, tutto, per poter permettere a noi camperisti di viaggiare e scaricare tranquillamente, e anche di rendere tutto più pulito, perché, ripeto, per quanto secondo me non sia scorretto, è anche vero che se lo facessimo tutti non sarebbe bello, ok? Ne sono perfettamente consapevole. Considerate anche il fatto che da fine ottobre in poi non ho praticamente visto camper, se no Stefano e Veronica e altri miei amici in giro per l'isola, ma veramente pochi. Con questo non voglio dire andate in giro, scaricate, fate quello che volete, no, ripeto, non voglio dire questo, però voglio essere sincero con voi e dirvi come mi sono attrezzato. Un altro problema è quello dei rifiuti, ebbene sì. No, i rifiuti non li butto nel bosco assolutamente, però è un grosso problema fare innanzitutto la raccolta differenziata, perché pochi comuni hanno dei cassetti, dei bidoni piccoli per differenziare vetro, plastica, carta, e addirittura in altri comuni è difficile trovare un bidone dove buttare tutto, quindi a volte capita di fare il saccone pieno, come ho adesso tra l'altro, e poi di portarselo dietro anche per un paio di giorni, perché non si trova un posto dove buttarlo. Quindi sarebbe carino se i comuni della Sardegna si attrezzassero un po' meglio, sia per quanto riguarda i camper service, sia per quanto riguarda i bidoni dell'immondizia, perché qui viene effettuata la raccolta porta a porta, perciò probabilmente penseranno che i bidoni fuori sono inutili, però i turisti dove buttano questa roba? Quindi secondo me è un argomento importante da trattare. Detto questo, mi sa che ho già parlato troppo, quindi non so cosa dire. Vi ho esposto un po' quali sono stati i problemi che ho ritrovato da camperista, anche se è un'etichetta, a me non piacciono le etichette, non ho ancora capito dopo 4 anni se sono un camperista o no. Io vivo in camper, poi non mi piace darmi un'etichetta di quello che sono o che non sono. E Sardegna pazzesca, i posti che ho trovato allucinanti, probabilmente più avanti con calma quando sarò su in qualche giornata fredda mentre nevica monterò un video con le migliori dronate, come il video che ho fatto per il centro Italia. Ho fatto davvero un sacco di dronate e spero di poter tirar fuori un bel video per riassumere tutto quello che ho visto tramite il mio Mavic 2 Pro. E cosa dire, mi sento strano perché da una parte non vorrei andare via, e perché mi sembra di non aver visto niente, la Sardegna è gigantesca, e dall'altra sento, come dicevo prima, il bisogno di cambiare un po'. Non so. Ah cavolo, i costi di viaggio, ragazzi, questo è fondamentale, volevo dirlo prima. Allora, grazie a Stefano e Veronica ho scaricato un'applicazione che si chiama Trail Wallet, che dovrebbe essere portafoglio... Vabbè, avete capito. Allora, in 133 giorni ho speso 1413 euro di cibo, di spesa. Di gasolio ne ho spesi 1134 e ho percorso circa 8000 km, sia con il Ducatone sia con la 500X che ho usato a noleggio. 112 euro tra ristoranti e bar. Manutenzione Ducatone, ci sono segnati 441 euro perché avevo fatto i lavori al boiler, avevo cambiato il motorino d'avviamento. Ovviamente qui mancano i 2890 euro che ho speso tra l'affitto dell'auto e il mettere a posto il mezzo. Sono 2490 euro più 300 euro di affitto auto. 4 più 3, 7? No. Sì. 2790 euro, 2800 euro di danno totale, quindi sono 3141 euro più 2000
più 2.800 sono 6.000, giusto? Sono 6.000 euro a cui bisogna aggiungere 130 euro di biglietto della nave all'andata e 110 euro, 106, 110 al ritorno. Quindi sono 140 euro, ho speso circa 6.140 euro. Ovviamente i costi del danno al motore non sono da considerare in un viaggio normale, però devo dire che viaggiando in questo modo spendere 1.400 euro di cibo e 1.100 di gasolio, queste sono le spese principali. Poi ristorante e bar, mi sono tolto una volta uno sfizio e devo dire che spendere 2.400-2.600 euro in 4 mesi penso che sia veramente poco. E niente, quindi tutto ciò per dirvi che se uno vuole, si adatta, i viaggi belli pagando poco li può fare. Detto questo, finisce qua questo capitolo della mia vita. 4 mesi sono tanti alla fine. Io e Sherry vi salutiamo. Sherry sta dormendo, forse si è offesa prima perché voleva le coccole. Sherry, dai, vieni. Dai, salutiamo un po' tutti. Dai, dai, dai. Torniamo in Toscana, poi andiamo a Torino, facciamo un po' di lavoro al camper perché devo mettere a posto la botta dietro, devo mettere a posto 2 robe al motore, poi forse farò un video riguardo. Dai, 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 non lasciarti andare. Che miseria. Quindi, io e Sherry vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito e... spero che possiate essere con noi durante il prossimo viaggio, perché noi non vediamo l'ora di condividere le nostre avventure in Svezia. Ciao ragazzi, bella. Quante sigle? Zecchetta, per l'ultima volta sono salito qui in un posto inquietissimo per prendere l'ultima acqua. Nuraghe Kabu Abbas, comune di Olbia. Tra l'altro, sembra anche uno spottino carino per dormire. La strada è messa maluccio, però vabbè, stellata. Vabbè, col telefono non si può vedere ovviamente, però merita. E mi sto facendo la cacca addosso, però tengo duro. Ah, vabbè, minchiate a parte, non mi sembra vero di tornare sul continente. 4 mesi e mezzo sono veramente tanti. Vabbè, me la farei ancora una notte qua. Vabbè, un'altra volta. No, vuole i documenti lei. No, biglietto e documento. Ah, ok. Perfetto. Grazie. Buon viaggio. Grazie, buona serata. Livorno. Grimaldi o Mobi? Mobi. Ok, dritto e poi a destra. Grazie.
Grazie. Grazie. Bro, non c'è, mia. Ah, bro, non c'è. Mi hanno misurato la febbre a sto giro, incredibile. Non sono conosciuto qua. All'andata non me l'avevano misurata perché mi conosceva. Ah, stava registrando, ok. Bella raga, ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao.